McLaren entrerà insieme ad altre case storiche del motorsport nella classe GT3 del WEC nella stagione 2024 con la 720S Evo che sta attualmente gareggiando nel GT World Challenge e nell'IMSA WeatherTech Sports Car Championship americano. Come sappiamo, fino al 2023 la casa inglese non era presente nel mondiale Endurance WEC e dal 2024, per quanto riguarda specificatamente la categoria turismo, la competizione aumenterà considerevolmente, visto anche l'ingresso di altri mostri sacri del motorsport nella classe GT3, come ad esempio Ford Mustang e Lamborghini, oltre ai già presenti Corvette, Porsche e Aston Martin. In questo contenuto vedremo i dati tecnici della vettura della casa di Woking che gareggerà nel WEC nel 2024, cercando di capire se potrà confermare il filone di successi ottenuti fino ad ora in ogni categoria del motorsport, considerando anche la nuova partnership di cui il brand inglese potrà beneficiare nella prossima stagione, ovvero quella con United Autosports. Anche se non ha bisogno di presentazioni, McLaren vanta una lunga tradizione nel mondo del motorsport, soprattutto per merito degli 8 titoli costruttori ottenuti in Formula 1, oltre ai successi in IndyCar Series e alle varie partecipazioni nelle categorie Turismo e Formula E. Con l'avvento della nuova classe Turismo nel WEC, dal 2024 vedremo competere una serie di vetture diverse rispetto a quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora. Da regolamento FIA le GT3 sono derivate dalle versioni stradali e progettate per avere un peso compreso tra 1200 e 1300 kg, con una potenza compresa tra i 500 e i 600 cavalli, e tutte le auto hanno un rapporto tra peso e potenza abbastanza uniforme, attraverso peso elevato e potenza elevata o peso ridotto ma con minore potenza. McLaren entrerà quindi in questa nuova categoria con la 720S Evo GT3, che come dicevamo sta già gareggiando nel panorama turismo e nell'IMSA. La vettura ha debuttato nelle competizioni con i team clienti durante la stagione 2019 e i componenti dell'ultimo modello di GT3 sono stati modificati e ottimizzati nei comparti che riguardano l'aerodinamica e le sospensioni, ottenendo miglioramenti significativi, soprattutto per quanto riguarda le pressioni estreme delle gare di durata. Il telaio e i pannelli in fibra di carbonio leggera sono sviluppati per offrire livelli di stabilità ed efficienza aerodinamica considerevolmente maggiori rispetto alla versione stradale, anche per merito di un motore V8 biturbo da quasi 4000 cm3 e un cambio sequenziale a 6 rapporti. La 720 GT3 Evo è un progetto che rappresenta il risultato dei feedback ricevuti da McLaren da parte dell'esperienza maturata in questi anni da parte dei team clienti e dai piloti, con un design che mette in mostra l'ala posteriore regolabile e il cofano motore ridisegnato rispetto alla versione precedente per favorire il sistema di raffreddamento. Come per la maggior parte dei team che parteciperanno nel 2024 alla classe GT3 del WEC, uno degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione era quello di agevolare e velocizzare le riparazioni in caso di collisione in gara e le sostituzioni delle parti aerodinamiche e meccaniche della vettura ai box. Ma la notizia più importante, che si unisce a quella che conferma la partecipazione da parte di McLaren al WEC dal 2024, è quella che annuncia che la casa inglese ha nominato il team United Autosports, che fino al 2023 ha gareggiato nella classe LMP2 del WEC, ottenendo 3 seconde posizioni fino alla tappa del Fuji. United Autosport, che tra i proprietari vede anche Zak Brown, è entrata a far parte del WEC nel 2017 ed ha ottenuto la vittoria mondiale nella categoria dei team nella stagione 2019. Ma anche se ad oggi non c'è ancora l'iscrizione ufficiale di McLaren nella classe GT3 del WEC nel 2024, sembra comunque soltanto una formalità. Secondo le notizie, il team anglo-americano prevede di iscrivere 2 vetture nel WEC, anche se la griglia della classe turismo darà accesso prioritario alle case che competeranno nella classe delle hypercar. Il progetto rappresenta un obiettivo importante per la casa inglese, come confermato dal capo di McLaren Automotive su Daily Sports Car. Il motorsport rimane una parte fondamentale della futura strategia prestazionale di McLaren e da tempo consideriamo il WEC come un luogo naturale per dimostrare le capacità delle nostre vetture. E questo include un ritorno alla 24 ore di Le Mans, che è una parte intrinseca del nostro duraturo successo negli sport motoristici, e in particolare la tripla corona, che è unica per McLaren come produttore di supercar e costruttore di auto da corsa.
Abbiamo selezionato United Autosports, che riteniamo condivida la nostra passione per le gare GT nell'endurance e, come McLaren, ha una storia di successo negli sport motoristici. United Autosports ha comunicato all'Automobile Club dell'Ouest la sua intenzione di schierare due McLaren 720S GT3 Evo nel WEC 2024 e speriamo che la loro iscrizione venga accettata. Non vediamo l'ora di gareggiare con i nostri rivali nel WEC dal 2024. United Autosports vanta una line-up di piloti di grande esperienza, come ad esempio Felipe Albuquerque, veterano nel WEC con la Oreca LMP2 che il team gestisce in pista, oltre ad essersi piazzato secondo nel 2023 nella categoria piloti dell'IMSA, così come Phil Hanson, oppure Tom Blomqvist, pilota veterano nell'IMSA, due volte vincitore della 24 ore di Daytona, tra cui l'edizione del 2022 e 2023 con Meyer Shank Racing, oltre alla partecipazione con lo stesso team in IndyCar Series. Ai piloti sopra citati si aggiungono altri nomi, tra cui Joshua Pearson, terzo classificato nel 2022 nella categoria piloti del WEC, sempre con United Autosports, e Oliver Jervis, veterano del WEC, secondo in classifica mondiale nel 2016 con Audi, secondo nel 2017 con Iota e terzo nel 2022 sempre con United Autosports. Vedremo quindi quale sarà il livello di McLaren nella classe GT3 della prossima stagione dopo un mondiale 2023 nel quale Corvette è stata dominante, vincendo con due gare di anticipo il titolo, lasciando la competizione per il secondo posto al team di AF Corse e alle Iron Dames, che quest'anno hanno partecipato al WEC alla guida della Porsche 911. Sicuramente dal 2024 il Mondiale Endurance, con l'aggiornamento del regolamento in merito alle classi di vetture, promette una competizione in pista di un livello incredibile, aumentando in maniera esponenziale l'interesse di tutti i tifosi e di tutti gli appassionati delle gare di durata e di motorsport in generale. Questo era tutto per quanto riguarda il progetto di McLaren 720S GT3 Evo in collaborazione con United Autosports per il Mondiale Endurance WEC 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!